Ciao, nuovo video. Ciao ragazze, buongiorno. Oggi è lunedì 29 novembre. Se sentite un bel sottofondo è la mia lavatrice perché sono in lavanderia, come avrete capito. Allora, stamattina cosa ho fatto? Siccome piove, i bambini sono all'asilo, Francesco è a casa dal lavoro, Giulia dorme. Allora ho approfittato, sono salita per sistemare tutta la parte qua sopra, ho tolto tutta la polvere, c'era il cartone con tutte le cose di Natale, così poi con i bambini preparo gli alberelli, eccetera. Ma cosa più importante, ho sistemato tutto il mio angolo qua dove c'è l'asciugatrice, poi sto sistemando qui dove c'è la lavanderia, poi vi faccio vedere. Ho sistemato anche la mia scorta di detersivi, c'è una parte della mia scorta e io mi sono accorta di avere una marea di detersivi, ragazze. Cioè, adesso vi faccio sbirciare là sopra, a parte questi che sono quelli che io uso così sempre. Vediamo se riesco a farveli vedere là dietro. Cioè, ne ho messi tipo una ventina di là, poi ne ho qua sotto altri qui nel mio armadietto, tutti i miei preferiti. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, adesso vi voglio raccontare una cosa. Siccome sono mesi veramente che vi avevo promesso di farvi il video, quello della lavanderia, io spero che si senta bene, che non vi disturbi la lavatrice. Comunque, sono mesi che io vi avevo promesso questa cosa, poi vabbè, come sapete, luglio-agosto non ho fatto video, poi è arrivato settembre, l'inizio della scuola, è arrivato ottobre, allora poi mi sono detta, allora facciamo così. Per quest'anno io ovviamente non sono bravissima a fare i vlog, lo sapete, e più che altro non ho tantissimo tempo da dedicare a dei vlog da girare tutto il giorno, cioè io ho veramente tante cose da fare a casa con i bambini piccolini. Cioè, mi richiedono molto tempo e giustamente non trascuro loro per fare i vlog. Li faccio quando ho tempo. Quindi non mi posso prendere un impegno di fare vlog tutti i giorni, i famosi vlogmas. Allora io cosa ho pensato? Ho pensato di fare un calendario dell'avvento delle lavatrici, cioè dal 1° di dicembre per tutti i giorni, vabbè, a parte sabato e domenica che non penso di pubblicarli, li faccio in settimana anche per non stancarvi. Ho deciso di pubblicare tutti i giorni un video dedicato alla lavatrice, ad esempio come lavare i capi bianchi, il giorno dopo come lavare i capi neri, il giorno dopo come lavare le scarpe e così via. Io li ho già preparati tutti, cioè non i video qualcuno ovviamente, però ho già preparato la lista di tutti quelli che io vi voglio mostrare perché tantissime domande mi arrivano dalle lavatrici, girano soprattutto su Instagram ultimamente, la gran moda del momento, ma a mio parere tante, tra virgolette, sbagliano, ma ovviamente poi ognuno fa come vuole, cioè ci mancherebbe. Io farò dei video con la mia esperienza, che so che ormai dopo anni, anni di lavatrici, io faccio 4-5 lavatrici al giorno, perché essendo in 5 capirete che qui vi faccio vedere cosa ho qua per terra. Cioè, guardate per terra che cosa ho. Ovviamente poi per ogni lavatrice che condividerò con voi vi farò vedere il detersivo che utilizzo, quindi i miei preferiti per quel tipo di indumento, piuttosto che salviette, piuttosto che tovaglie, eccetera. Vi faccio una piccola premessa: io l'ammorbidente non lo uso da anni, perché tra i problemi di pelle, tra i profumi troppo forti, io non lo so, c'è tutta questa mania di ricercare questi profumi forti che a me danno fastidio, cioè boh, sarò l'unica al mondo, non lo so, perché non c'è niente di più buono che il profumo di pulito, cioè non so come dirvi, però se io annuso un capo mi accorgo se è lavato bene o no, anche se è profumato, cioè non so come spiegarvi. Quindi, cioè io quando per esempio vado a letto nelle lenzuola lavate bene, non c'è bisogno che profumino perché hanno un loro profumo particolare, boh, non ve lo so spiegare, però cioè, è più importante che il capo sia pulito che profumato.
poi siamo sempre lì, è una questione di gusti, di abitudini, però tutto questo ammorbidente lo trovo veramente sprecato, a parte il discorso ambientale che vabbè poi qua si apre una parentesi che non finisce più, ma proprio per una questione di pelle. Lo uso però, ogni tanto lo uso, che ne so, nelle tende, piuttosto che nel copridivano, cioè in quei tessuti dove io non vado a mettermelo addosso, nelle lenzuole, eccetera. Comunque poi vedremo tutto man mano. E niente. Quindi, dopo tutta questa premessa, io spero che l'idea vi piaccia, fatemelo sapere, scrivetemi un commentino se vi piace questa idea. E ci vuole un'altra premessa però, perché per fare una lavatrice fatta bene ci vuole la manutenzione. Quindi, prima di fare tutto ciò, io poi vi mostro la manutenzione che io vado a fare sempre alla mia lavatrice. Tra l'altro, sto facendo anche l'asciugatrice, farò anche un video dedicato all'asciugatrice, dove ovviamente vi faccio vedere tutto perché bene o male io uso sempre un solo programma per l'asciugatrice, quindi adesso vi faccio vedere come ho fatto la manutenzione, quella che io faccio ogni 15 giorni barra un mese. Vi faccio vedere. Sicuramente l'asciugatrice è meno impegnativa da lavare rispetto alla lavatrice perché più che altro sono i pelucchi, quelli che si tolgono dal filtro. La mia, ad esempio, il filtro ce l'ha qui. Come vedete, ho lavato tutto, ho lavato anche il filtro sotto, l'ho smontato, l'ho lavato sotto l'acqua corrente, che è questo. Vedete, viene perfetto. Poi ho lavato i filtri, sempre sotto l'acqua corrente. E per chi ha l'asciugatrice sa che questo è il filtro che a ogni ciclo vanno tolti tutti i pelucchi. Quindi poi cosa faccio? Passo nello blobe nel il panno in microfibra, non utilizzo detersivi, cioè basta solo acqua, un pannetto con la microfibra, al massimo proprio un detergente delicato. Anche qui passo tutta la microfibra nello blobe. Dentro no, assolutamente, perché ci va la roba pulita, quindi non si sporca. E niente, quindi non ci sono grosse cose da fare per l'asciugatrice, però queste piccole cose sono importantissime. Mentre per quanto riguarda il lavaggio della lavatrice, vi avevo parlato la settimana scorsa di questi prodotti che sono venduti dalla Lidl, ma sono prodotti che escono ogni tot di mesi, non ci sono sempre e sono, cioè io mi trovo benissimo, ne ho provati tantissimi, ma questo veramente è stupendo e in più costa poco perché costa 1,99 euro due prodotti, quindi 1 euro al pezzo. Poi vi faccio vedere come pulisco il tutto perché vabbè, adesso sta andando la lavatrice, quindi non posso farlo, ma poi vi mostro la cosa importantissima da fare che è la manutenzione della lavatrice. Allora, sto procedendo con il lavaggio della lavatrice. La prima cosa da fare, almeno per quanto riguarda questo prodotto, ma lo potete fare anche con gli altri prodotti, anche se non c'è scritto. Allora, 50 ml di prodotto va versato in una vaschetta, in un secchiello con l'acqua calda. E qui vado ad immergere il cassettino, vedete che ci sono dei residui di detersivo, lo vado ad immergere completamente nell'acqua e lo lascio agire mezz'oretta. Poi prendo un pannetto umido. Ci verso un pochino di prodotto e vado a pulire tutte le guarnizioni. Vado a pulire bene nel cassetto. Allora, qua è rovinato ed era colata un po' di ruggine. L'ho fatta andare via, ci ho messo un goccino di questo che è il togli ruggine ed è sparita completamente. Vabbè, qui purtroppo è rovinata, quindi non ci possiamo fare niente. Poi con uno spazzolino da denti, prendo un pochino di acqua, questa dove ho messo in ammollo il cassettino, dove c'è anche il detersivo, e vado a grattare nei punti un pochino più critici. Vabbè, adesso vi faccio vedere così veloce. Vado qui nelle guarnizioni, vedete? Bene, bene, vado a giro
dello sportello e tutto. E poi passo il pannetto bagnato risciacquato e pulisco e tolgo i residui di detersivo. Anche il cassettino l'ho smontato, gli ho tolto la finestrella davanti, ho messo bene in ammollo, ho grattato, vabbè, qui devo ancora finire di pulire, ho grattato bene con lo spazzolino, zazzazzazza, pulito bene e devo dire che è tornato quasi nuovo. Mi raccomando, fate bene 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 lo sportello anche qui dentro nelle fessurine, sempre con lo spazzolino. Vedete, io ho finito, è super super splendente. Dove vedete dei graffietti è perché appunto sono graffietti e lì non è sporco, ma è... Vediamo la cosa più importante, che è quella di pulire il filtro. Bisogna aprire questo sportello. Poi, se volete, potete far uscire la cannettina qua, ma io, avendo poco spazio qua, non riesco. Dovrei tirare avanti la lavatrice, ma non lo faccio. Allora vado a metterci sotto uno straccio così, giusto? E apro pianino pianino il tappo. Andate ad aprire piano piano, così comincia ad uscire l'acqua. Vedete? Comincerà ad uscire. E vedete? La andate a raccogliere con lo straccio, così almeno non vi va in giro, senza fare disastri, mi raccomando. Vedete? Se voi l'assorbite piano piano, continua ad uscire perché un pochino ce n'è. Al massimo prendete un altro straccio se non basta, così almeno non facciamo disastri. Mettetela bene anche sotto qua, almeno non vi va sotto la lavatrice. La cosa migliore poi sarebbe quella di spostare un po' la lavatrice, andare a asciugare eventualmente se è scesa un po' di acqua. Vedete? L'acqua praticamente è uscita tutta. E ora togliamo bene il filtro, vedrete che ci sarà di tutto e di più attaccato. Avete visto? Pure i soldi, guardate. E l'ho pulito da poco, per dirvi che io faccio tantissime lavatrici. Vedete, il filtro va a fa un po' schifo, però vabbè, ragazze, non vergogniamoci, perché succede a tutti, perché la casa pulita purtroppo si sporca. Allora, vedete, ci sono anche i soldini, mi è andata bene. Un ricco bottino questa volta, 3 euro. 3 euro e 15. Vedi, mi compro il pane. Comunque, ecco, l'accettini dei capelli, che quelli me li trovo sempre dappertutto. Insomma, adesso cosa facciamo? Buttiamo via tutto lo sporchetto, finiamo di tamponare l'acqua. Vado a pulire il filtro qua dentro con un pochino di detersivo, questo che ho utilizzato per la lavatrice, e tolgo tutto con il microfibra, ma è velocissimo, eh? Questo lo sciacquo sotto l'acqua corrente e poi lo rimetto. Ok, ci siamo, lavatrice tornata super super splendente. Adesso cosa facciamo? Chiudiamo lo sportello. Il cassettino l'abbiamo rimesso, tutto bello pulito. Andiamo a prendere il nostro detersivo restante, poi vi dico cosa fare in alternativa e non è obbligatorio usare questo. Lo versiamo tutto tutto nel cestellino del detersivo, quindi nel reparto 2 per quanto riguarda la mia lavatrice. Chiudiamo. Come la mia lavatrice non ha il programma quello lavaggio, vado a fare un programma lavaggio resistente con 60 gradi e la centrifuga zero, l'abbassate completamente perché non serve centrifuga. Avviamo e buon lavaggio. Eccomi. In alternativa a questo detersivo, che non è obbligatorio utilizzare, io lo uso perché mi trovo bene, però potete utilizzare per il lavaggio finale il detersivo in polvere, perché nel detersivo in polvere c'è anche un po' di anticalcare e quindi va benissimo per le guarnizioni, lavare il cestello e la lavatrice fuori. Potete utilizzare uno sgrassatore semplicemente. Niente, fatemi sapere se la mia idea vi piace.
Da domani quindi cominceremo con ogni giorno un lavaggio. Niente ragazzi, un bacione. Ciao!